Buongiorno ragazzi, allora, furgone in riserva, non ho comprato le catene, costume però in valigia, direi che ci vediamo a Udine da Freud, o magari a metà strada in autorilla a vedere la gente che compra i salumi. Vediamo che salumi comprano in Friuli. Oddio mio, sono a metà strada e sono già stanca. Vabbè, pausa prostata e pausa salumi. Che poi sembra quasi la stessa cosa. Niente, io sono arrivato. In anticipo, come sempre. In anticipo per me è già in ritardo. Aspettiamo, non vedo nessuno illegnosamente, non vedo nessuno. Beh, aspettiamo. Oh, va, che bella stanzetta. Non venivo in un albergo da tipo 30 anni. Ah, c'è una cosa particolare in questo albergo. Il cesso è trasparente, ma... Cioè, ma la porta è veramente trasparente. Ma quindi ci fosse una coppia? Come funziona? Uno si siede e dialoga con l'altro? Che bizzarrie. Vabbè, insomma, sono in anticipo di 30 minuti. Quindi da 30 minuti partiamo col tour, appena arrivano gli altri. Siamo già incontrati con i responsabili. 30 minuti, scendiamo giù e poi andiamo subito a fare la visita al primo, all'headquarter. Il primo dovrebbe essere l'headquarter. Ci vediamo un po' più tardi direttamente in Freud. Allora ragazzi, rientrati adesso da proprio il primo giorno di plan tour. Ma che cavoli! Allora, rientrati, ma ognuno nella sua stanza, poca promiscuità. Come avete visto non ho fatto nessuna storia e non farò storie finché sono qua, almeno non all'interno degli stabilimenti, perché primo ci stanno riempiendo di tantissime informazioni e dicendo tantissime cose. Guardate che testiera chic che ho, quasi quasi me la rifaccio in camera. Comunque ci stanno riempiendo di tantissime informazioni, quindi stiamo ascoltando tantissimo e imparando tantissimo, cose che non immaginavo e tutte cose interessanti che poi magari vi riporto in un video, in delle storie, non lo so, vediamo. Non si possono fare troppe riprese all'interno dei stabilimenti perché, come potete immaginare, tra macchine customizzate, segreti professionali, test particolari, non si può far vedere granché. Infatti abbiamo anche dovuto firmare dei disclaimer e c'è una quantità di cose che possiamo dire e un'altra che non possiamo dire. Oggi il primo giorno diciamo che è stato di appetizer, abbiamo fatto una riunione, ci hanno fatto un'infarinatura, ci hanno dato un'infarinatura generale sull'azienda, cosa che per me, sapete, è importante perché mi importa del prodotto tanto quanto mi importa dell'azienda. E quindi, come ha detto qualcuno, ho scoperto essere un'azienda al 100% italiana perché è Freud, Frese, Udinesi e non Freud, come ho detto io ieri, però non ero l'unico, quindi a mia discolpa non ero l'unico con questo misunderstanding. E dopo questo siamo stati nel loro lab test dove testano praticamente frese, taglienti, prima della produzione, dopo la produzione, dopo anni che sono andati in produzione, i prototipi. Lì riprese ne abbiamo fatte un po' pochine, a dire la verità. Primo perché abbiamo discusso tantissimo con loro e ci hanno dato tante informazioni, quindi c'è stato poco tempo. E poi, come dicevo prima, poche cose possono essere veramente riprese, ma tempo per fare le storie ce n'è veramente poco. Sto però collazionando, e non collezionando, che è giusto collazionando, quante più possibili riprese nei limiti di quello che ho, e poi faccio un reel finale più ispirazionale che altro, non vedete mai dettagli. Mentre, per tutte le informazioni che mi state chiedendo, perché guardo adesso il cellulare che siamo entrati e ho una tonnellata e mezza di domande sull'azienda, sulle frese e tutto, magari facciamo un Q&A quando ritorno, se vi interessa. Facciamo una roba rapida, un Q&A. Magari lo facciamo, possiamo farlo anche sul furgone. Cioè, mentre torno a casa possiamo fare un Q&A, perché mi state facendo tantissime domande. Io adesso sono anche stretto con i tempi perché dobbiamo andare a cena.
ho un quarto d'ora per prepararmi e vorrei anche darmi una cambiata, una pettinata? No. Per cui possiamo fare un Q&A su tutto, quindi voi fissatevi in testa tutte le domande che avete, perché già tante sono, alcune sono particolari che devo chiedere. Potete già iniziare anche a farmele, poi magari mentre torno col furgone metto un box. Adesso mi preparo che devo scappare, ci vediamo più tardi. Per tutti i curiosoni invece che mi hanno detto, guarda che sicuramente è una di quelle porte che se premi l'interruttore diventa bianca. Ragazzi, siamo in Italia, non siamo nel futuro, siamo in Italia. Questa è così, en plein air, per cui ci sono solo due casi. O l'architetto è Wooden Beer e ha pensato bene di fare il CES en plein air, oppure semplicemente è un hotel pensato per le coppie giovani che stanno assieme da poco, così almeno rompono subito il ghiaccio. Con questo impatto si conoscono subito dal vero. Adesso vado, ci vediamo più tardi. Lo so, ho su un golf, non è quello d'anziano, è verde, ma stava così bene col viola che ho deciso di metterlo. Buongiorno ragazzi, allora, secondo giorno di tour alla Freud. Oggi andiamo a vedere, allora, stabilimento produzione Frese Saldo Brasate, stabilimento produzione Lame e poi stabilimento produzione Metallo Duro. Ieri sera non avete più sentito perché siamo andati a cena e mi hanno fatto mangiare, c'è cioè un pasto pantagruelico che ho mangiato per il resto del mese. Io sono a posto così, che mese? Sì, il 10, ho mangiato per il resto del mese perché febbraio è pure corto. Niente, ci vediamo un po' più tardi se riesco, se no solite riprese, poi stasera reel. Preparatevi le domande delle cose che volete sapere sulla Freud, perché quando torno facciamo il Q&A. Anzi, vi metto il box subito. Allora, ragazzi, deduco dalla quantità mostruosa di messaggi che mi state mandando che vogliate sapere qualcosa di ficcantino su questo planture e questa gita. Non è roba semplice, mi sono fermato all'autogrill, non sto guidando, non è che guardo voi mentre sto guidando, sono all'autogrill, ma anziché fotografare salumi, anche perché mi stanno uscendo dagli occhi i salumi dopo questi 2 giorni, ne approfitto per rispondere, così poi vado tranquillo per la mia strada e mi faccio le mie 3 ore di macchina, anzi di furgone. Non è roba semplice, quindi partiamo così. Cosa non ho alla fine di questo planture? Non ho foto. Non ho footage, non ho materiale per fare post, non ho materiale per fare reel. Cos'altro non ho? Non ho informazioni da condividere con voi. C'era però anche da immaginarselo che un'azienda così grossa e così strutturata ci facesse firmare un bel plico di no disclosure prima della visita, quindi queste cose non le ho. Cosa non posso dirvi invece? Sempre riguardo soprattutto alle domande che mi avete fatto, che al di là di qualcuno che parla nel sonno come al solito e fa domande a caso, chi è rimasto sul pezzo ha chiesto delle cose che giustamente c'entravano ed erano in tema e voleva sapere. Non posso dirvi se la qualità dei taglienti Freud, lame e frese, che poi sono il loro core business, è superiore o inferiore ai concorrenti. Non lo so perché non ho avuto modo di provarle, non ancora, mi auguro, non le ho ancora provate, non conosco tutti i concorrenti. Non posso dirvi se la qualità prezzo è migliore o inferiore a quella dei concorrenti, per gli stessi motivi detti prima. Cosa potrei dirvi allora? Potrei dirvi che hanno lo stabilimento di produzione lame più grande d'Europa, però questo me l'hanno detto loro e io lo dico a voi. Potrei dirvi che i loro 3 stabilimenti sono domotizzati, organizzati, impressionantemente puliti. Potrei dirvi che sono i più puliti che io abbia mai visto, ma non è che io abbia visto tanti stabilimenti. Potrei dirvi che il loro catalogo è enorme a livello di qualità di offerta, però questo potreste benissimo scoprirlo anche voi, andate sul sito, scaricate il catalogo in PDF e lo guardate. Potrei dirvi che curano nel dettaglio da inizio filiera a prodotto finito, addirittura fino alla creazione di formule apposite di metallo duro in base alle esigenze e agli obiettivi che vogliono raggiungere, invece che comprare metallo duro da terzi come fanno molti, ma questo l'hanno detto loro a me e io lo dico a voi, quindi queste cose sì, potrei dirvele. Ma tutte queste sono informazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso potete trovarle da soli o possono essere comunicate da loro. L'unica cosa che io quindi posso dirvi, o meglio, posso darvi, sono le mie impressioni, non opinioni, impressioni, perché ripeto, non ho provato il prodotto. Ho visitato l'azienda, conosciuto il personale e quindi ho solamente impressioni.
La mia impressione è di aver parlato con delle persone appassionate del proprio lavoro, con delle persone a cui al centro del proprio giornata lavorativa non c'è lo svolgimento di un compito, ma c'è quello che in americano chiamano I care. I care in americano è una frase idiomatica che significa mi riguarda, me ne occupo, me ne curo. E questo ve lo do per certo, per esperienza personale, quando in un ambito di lavoro le persone che lavorano hanno l'I care e sono appassionate, e questo atteggiamento sinceramente l'ho riscontrato dal team marketing al responsabile di produzione fino all'operaio di linea addetto alla macchina, questo tipo di atteggiamento nel modo di parlare del lavoro che svolgono, mai del prodotto, del lavoro che svolgono e come lo svolgono. Quando c'è questo in un'azienda, di solito, nel grande e nel piccolo, solitamente nel quasi la totalità dei casi che io ho incontrato, si traduce in un ottimo prodotto. Questa è la mia impressione. Supporto i fatti, vi faccio due esempi semplicissimi, uno macro e uno micro. Quello macro, piaccia o non piaccia, la Apple fa un prodotto top e di qualità. E se parlate, avete visto qualcuno che lavora per Apple o alla Apple, non parlo di quelli che stanno in negozi, sono passionate, hanno like care riguardo al lavoro che svolgono. Ma voi stessi, parlando di micro, quando dovete fare un lavoro che non vi piace, che non vi interessa, che non vi cura, lo tirate via. Mentre quando fate un lavoro che vi interessa e vi appassiona, andate anche un po' più in là di quello che dovete fare. Fate il cosiddetto miglio in più. Ecco, io Freud la chiamerei un'azienda da miglio in più per come svolge il proprio lavoro. Perché vi parlo dell'azienda e non del prodotto? Io ho visto i prodotti, ho visto la produzione dei prodotti, non li ho provati, ma ho visto come vengono prodotti e mi hanno parlato specificatamente dei prodotti. Ma se tornate indietro di un po' di storie, all'inizio, quando sono partito, e l'ho già detto varie volte in questo show, io giudico prima del prodotto l'azienda, perché è una cartina tornasole, è un po' come in astronomia: se non si può misurare la massa di un pianeta, se ne misura il potere gravitazionale. E io preferisco l'azienda al prodotto, perché il prodotto ne è una conseguenza e l'azienda è un po' una cartina tornasole di come poi è sviluppato il prodotto. Ecco, da questa visita le premesse sono ottime. A riprova di quello che sto dicendo, provate a pensare come si è mossa questa azienda rispetto a un po' come si muovono la maggior parte. Non ci hanno inviato un pacco frese e ci hanno detto provatele. Non ci hanno dato le frese neanche oggi, non ci hanno dato neanche una lama, non abbiamo ancora provato i prodotti. Il loro focus era: venite, guardate come lavoriamo e giudicateci per l'azienda e come svolgiamo il nostro lavoro. Perché il prodotto che facciamo ne è una diretta conseguenza. Sinceramente questo sposa appieno la mia filosofia di giudizio sulle cose. Come andrà, andrà. Io non so se partirà una collaborazione, non partirà, spero di avere la possibilità di provare le rame, saranno tutto le rame, le frese, i taglienti in generale, sarà tutto un divenire. Come al solito la trasparenza ci sarà, vi comunicherò quando cambierà qualcosa, se cambierà, cosa succederà, però per adesso io ci sono sul pezzo, cioè è anche loro, quindi secondo me ho delle buone vibrazioni, come dicono quelli un po' hippie. Detto questo, so che non è questo il resumé che vi aspettavate, non sono queste le cose che vi aspettavate di sentire, volevate sentire parlare di prezzi, di qualità lama, di taglio, di confronto alla concorrenza, ma qua sapete che va così. Vi beccate un po' quello che vi porto nel piatto e non potete neanche tanto discutere. Ora, vedo di fare benzina e tornare a casa, che mi mancano ancora 2 ore e mezza, se no non arrivo più, e poi i cani chi li piscia? No, mi auguro li abbia pisciati Anna, perché io sono stanco, sazio, stravolto e stanco. Domani ci vediamo nel pomeriggio, perché a proposito di cani, domani ho l'addestramento del nuovo cane, perché le mie sfighe non finiscono mai, sono sempre una via l'altra, ma questa è un'altra storia, e continuiamo col progetto dello stereo, perché mentre ero via sono così multitasking, coordinato anche lo schermo, ed è arrivato lo schermino da mettere sul pezzo di stereo, quindi ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, questo per rispondere all'utente minchione che mi ha detto: ma Freo c'ha un catalogo veramente piccolo, c'ha poca roba a catalogo. Poca roba? Poca roba? Adesso non difendo a spada tratta, perché sapete che non sono il tipo, però 559 pagine di catalogo a me non sembrano affatto poca roba. Chi non ci credesse e pensasse che mi hanno dato un mattone con la copertina Freud giusto per fare scena, questo è il link per andare a vedere il catalogo.
Spendo le ultime due parole sul discorso Freud per il momento e poi iniziamo la giornata e vi racconto anche la mattinata. Non ho nulla da aggiungere a tutto quanto detto da Inlegnosamente, che è stato esaustivo, perfetto e ha avuto la capacità di raggruppare quel poco che potevamo dire. L'unica cosa che aggiungo, mi ricollego alla domanda che è stata fatta a lui, ma è stata fatta anche a me, se sono le frese disponibili su Amazon, le lame disponibili su Amazon. Sì, trovate qualcosa su Amazon, ma non rivendono loro direttamente, quindi trovate prezzi gonfiati. E anche lì un po' di acume nel capire che quando vedete una lama a 850 euro su Amazon non è quello il prezzo a cui l'azienda la mette, ma c'è un venditore terze parti che sta facendo il crestone, come quello che ho io, il crestone su Amazon, quindi giudicate. Seconda domanda che è stata fatta anche a me è: allora dove possiamo comprare lame e frese Freud? Come vi ho detto anche dannosamente, non hanno store proprietario né sono presenti su Amazon. Per il momento abbiamo fatto notare questa cosa come una bizzarria e hanno già detto che ci stanno lavorando. Chi volesse invece reperire i prodotti, provarli, dopo che si è andato a vedere il catalogo, però tutte le 500 e passa pagine lette riga per riga, mi raccomando, le parole sono quelle nere, ve lo ricordo, può andare su Store Utensili, che è uno store online di una ferramenta che è rivenditore Freud e ha fatto un buon lavoro di catalogo e ha un sito, devo dire, accessibile. I siti delle ferramente sono sempre un po' una pigna, in questo caso è fatto veramente bene, ben strutturato, e lì trova buona parte della roba. Qualcosina si trova anche nella grande distribuzione tipo Leroy Merlin e Hobby, qualcosina essenzialmente frese, non lame, però quello vi consiglio come store di riferimento. Ora vi faccio vedere una cosa e poi non ve ne parlo. Ecco, questa cosa apparentemente senza senso che stiamo facendo tutti noi che siamo andati alla Freud non è una cosa che ci hanno chiesto di fare, perché ripeto, non ci hanno chiesto di fare niente, ma è forse una delle cose che ci ha sconvolto di più che abbiamo visto in linea di produzione lame. Ora, non vi spiego nel dettaglio cosa significa. Quando avrò una lama Freud in mano vi farò vedere la differenza e vi spiegherò perché abbiamo fatto questa prova, perché è la roba più... Per quanto mi riguarda, la roba che mi ha scioccato di più è perché era così lontana dal mio immaginario e dal capire il lavoro che c'è dietro e soprattutto la grossa differenza. Per adesso tenetela così. Diciamo che vabbè che li ho esposti come dei dischi, però non era proprio il caso che suonassero in questo modo. Ora, veniamo a noi. Sono sopravvissuto alla prima lezione di addestramento del cane, non mia. Io avrei preferito fare addestramento Anna, non che Anna facesse l'addestramento, ma l'addestramento di Anna, ma non ho trovato corsi a riguardo. Sì, addestramento per via del terzo cane. Vi racconto poco i cazzi miei, tutto quello che succede al di là di quella porta, però in questo caso l'avete anche già visto. È il Corgi, il terzo cane che abbiamo, questo cane è mio. Sì, è il cane della regina, va bene? Sì, ok, non è un cane da uomo, come se dovessimo sessualizzare anche le razze canine. È un cane, punto. È smart, è intelligente, è femmina, si chiama Aster, l'avevate anche già visto in passato, è, o meglio, era il cane dei miei genitori, rimane qua, però onde evitare di incappare nei problemi degli altri due che adulti sono completamente fuori di testa e mi fanno dannare, questo cane verrà addestrato. E ho capito che a me non è che non piacciono i cani, a me non piace l'idea di essere un padrone, però è una roba diversa. Ma venendo a bomba, siccome io sono smart almeno tanto quanto il cane, comunque ripeto che è smart perché attualmente il cane è per questione di addestramento vincolato in un cancellino comunque abbastanza grande. Il cancellino è un cancellino da mettere contro il muro, io l'ho fatto quadrato e ho unito i lati con le fascette. Lei dopo mezza giornata ha capito che doveva masticare le fascette per aprire il cancellino. Giuro che non l'ho fatto apposta. Dicevo, siccome sono smart, mentre ero via, ho ordinato i pezzi Amazon che mi servono per procedere col lavoro dello stereo. O meglio, due pezzi su tre. Il Raspberry mi deve arrivare a uno di voi, dovrebbe arrivare in settimana, però ho due pezzi per iniziare la modifica a quella hardware, che vi ricordo essere l'aggiunta dello schermo. Sempre grazie a uno di voi ho comprato uno schermo touch da 5 pollici che non ha l'incombenza della HDMI, che avrebbe occupato davvero tanto spazio, dato che deve incastrarsi in questo pezzettino qua. È uno schermo che sta veramente
misurato e ha questo tipo di connessione che non è nativa Raspberry, bisognerà modificare un po' il sistema operativo per aggiungere un'opzione, per cui oltre a lo schermo ho comprato altre fascette, non sto neanche a aprirle, come quelli, altri connettori più lunghi per poter permettere di arrivare idealmente fino a quella zona lì. Ora, quello che vorrei fare stamattina è eseguire il taglio del fronte dello stereo in modo che compaia lo schermo alloggiato sul retro, fissare lo stereo, pulire il tutto e ricollegare. La questione cos'è? Nella mia idealità è fare un taglio secco e netto come questo, in modo tale da non trovarmi ad aggiungere nessun tipo di cornice fatta in stampa 3D. Taglio e foro fatto ovviamente della misura dello schermo visibile. Tutto un po' a rischio perché io non posso accendere questo schermo perché non ho ancora Raspberry. Quindi di questa misura qua, facendo i calcoli giusti in modo tale che lo schermo a supporto si appoggi anche poi a sua volta su quel gradino che c'è lì. Il problema cos'è? Questo è alluminio, quindi non è plastica, non posso tagliarla col cutter, dovrò fare un taglio veramente preciso e non posso neanche andare da Michi Bruno a farlo mettere sotto il laser perché questo non viene tagliato. E direi che, dato che ieri ho fatto 4 ore di macchina dopo una giornata abbastanza pesante, stamattina alle 7 sono andato a fare addestramento e ho tipo 40.000 caffè in corpo e questa è un'operazione da mano ferma, è l'ideale per oggi. Quindi attacco prima una lavatrice della serie sono multitasking su tutti i fronti pure come casalinga e poi vediamo di fare quel taglio lì. Ok, traccia fatta. Allora, ho cercato di fare un mix up tra quello che posso fare e quello che mi serve, perché sapete che comunque un'operazione del genere richiede una certa dose di estetica. Morale, lo schermo appoggerà sotto sul dentino che c'è dietro, quello che vi ho fatto vedere prima, così che sarà più facile abbrancarlo, e quindi siccome la plastica misura 3 mm l'ho lasciato qua appoggiato. Qua invece partirà il vero e proprio schermo, che però rimane rispetto alla scritta che c'è qua allineato così, quindi non è centrato in questo spazio, che non voleva dire niente. Ho creato un allineamento, quello con la scritta, e poi al piede staccato quel tanto che basta, tanto quanto è staccato dalla scritta sopra, con quello che è questa gola qua che c'è all'interno della flangia, questa gola qua per intenderci. Così dovrebbe esserci. Ora è fare il foro preciso, il problema, ma prima vi devo far vedere una roba che mi fa girare le palle a mille. Sapete che ci sono aziende con le quali ho avuto un paio di problemi, sono poche, sono solo due. Una mi ha dato parecchi problemi con un fermo macchina, poi abbiamo risolto con una consegna, cioè risolto, più che altro è arrivato il pezzo in ritardo di circa 80.000 km e mezzo, però vabbè, ci ho messo una pietra sopra, non ci ho più pensato. Poi oggi stavo facendo questo disegnino qua, per cui per facilitarmi volevo pigliare un foglio quadrettato, prendo il foglio quadrettato, il primo blocco che mi hanno dato in omaggio, così tanto per i soliti omaggi che lasciano il tempo che trovano, un blocco di 5x5, quadratini 5x5, 5, ok, lo metto a registro, lo vedete. Com'è possibile che a un certo punto, se sono da 5 mm, a un certo punto si vada completamente fuori? Ma manco i blocchi, eh? Manco i blocchi. Ora non lo butto perché carta e mi scoccia, però questo qua va bene per incartare il pesce. L'ho fatta un po' facile, eh? Allora, una bella pigna a tagliare via questo coso qua, perché c'ho qua Dremel, dischetti quelli rotanti, le fresette, seghe di vario genere, ma a dispetto di quello che mi aspettavo è bello spesso. Sono 2-3 mm di alluminio bello secco ed è un bel lavoro. Quindi questa sono riuscito, dopo aver consumato 4 di queste, a fare un'incisione nel tempo di far passare quella, e adesso sto tagliando. Fa niente se non è perfetta in eccesso al rientro, perché tanto poi devo limare tutto. La volontà è non mettere una cornice, ho comunque il paracadute, eh? Posso comunque alla fine fare una cornicetta che va a coprire il foro imperfetto, però è veramente tosta, ci vuole un sacco di tempo a fare questo lavoro. Sono le 4, è una roba che ho detto vabbè, me la sbrigo in un'oretta, faccio questo lavoro come al solito.
Alla fine c'è stato solo un modo di farlo, a mano. Fuori col trapano, togliere via l'eccesso e poi con la lima fare tutto il lavoro. Non ho fatto time lapse, non ho fatto storie di lavorazione, anche perché 3 ore e mezza di uno che è lì che si raspa non è il massimo. Ad ogni modo è venuto abbastanza preciso. Devo pisurare il bordo. Lo spessore merita di essere nero, è abbastanza preciso, più o meno. Non sono pienamente soddisfatto, però intanto la misura, se riesco a appoggiarlo, ok, è quella giusta. Ora non è graffiato, c'è ancora sulla pellicola di protezione. Per incastrare il tutto bisogna modificare anche questa parte, poi fissare questa, però purtroppo not now, not today, perché non posso proprio andare avanti. Ho un appuntamento tra un quarto d'ora e non ce la fo. Quindi ci vediamo direttamente lunedì, ragazzi, che contiamo con questo. Anche se lunedì sarà una giornata un po' così, tra call, appuntamenti, ospiti qua, devo andare a vedere un appuntamento per un lavoro su commissione, una libreria. Ho detto che mi sarei aperto anche i lavori su commissione, magari qualcosa di interessante e particolare, magari una ciofeca, magari arriva e mi dice la voglio come quella dell'IKEA ma arancione. Vai all'IKEA, vai al Leroy Merlin, compra le bombolette, dipingitela. Però nel frattempo andiamo avanti. Alla fine uno dei propositi del nuovo anno era anche andare un po' più slow down, con calma e attenzione. Non è escluso, ritornando a questo lavoro, come al solito di palo in frasca, non è escluso che poi non aggiungerò una cornicetta stampata in 3D. Stampante in 3D, così almeno vi anticipo e non me lo chiedete. È addirittura d'arrivo. Non è quella che avevo scelto, è un modello leggermente diverso. Aspetto che arrivi per dirvi che modello è e farvelo vedere, e sì, sarà una sponsorizzazione. Una sponsorizzazione non di una marca di stampanti 3D, ma di una marca di filamenti, una marca di filamenti europea, la Azurfilm 3D, che mi ha contattato per provare filamenti. Io ho detto che non ho la stampante, allora mi forniscono anche la stampante più un pool di filamenti tecnici e non. Dovrebbero aver spedito giovedì o venerdì, mi hanno detto. Appena arriva la vediamo, gli diamo un occhio, così anch'io inizio a diventare scemo con la stampa 3D. Noi ci vediamo lunedì, non domani. Domani sono di progettazione e preventivi. A domani. Chiudo sempre così comunque.